Oggi vorrei parlarti di un tema che trovo molto appassionante, l'impatto dell'intelligenza artificiale su crescita personale ed apprendimento. In particolare vedremo come strumenti quali ChatGPT, Notion AI, Google Bard e simili possono aiutarti ad apprendere più facilmente, più velocemente e quindi in generale a migliorare. Iniziamo dalle basi definendo cosa si intende per intelligenza artificiale. Si tratta di una tecnologia che ha per obiettivo la creazione di macchine e sistemi informatici che possono riprodurre le capacità umane di pensiero e di apprendimento. L'intelligenza artificiale fa ormai parte del nostro quotidiano, basti pensare agli assistenti vocali sul nostro telefono, come Siri o Google Assistant per intenderci, ai motori di ricerca che riescono a predire i risultati più in linea con i nostri interessi ed anche le pubblicità, ad alcuni servizi che usano l'IA per fornire traduzioni sempre più precise e pertinenti, o ancora alle tecnologie di guida assistita presenti sulle nostre auto, o all'apparentemente banale possibilità di giocare a scacchi con un giocatore virtuale che altro non è che una forma di intelligenza artificiale. Il 30 novembre 2022 si è giocata una tappa fondamentale per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Quel giorno OpenAI ha rilasciato pubblicamente ChatGPT3, uno straordinario chatbot intelligente in grado di rispondere a domande su ogni argomento possibile e capace di eseguire operazioni complesse come inventare storie, analizzare dati, elaborare strategie, creare processi e tanto altro. A 5 giorni dal rilascio, ChatGPT contava già un milione di utenti, che sono saliti a 100 milioni dopo solo due mesi. I media di tutto il mondo ne hanno parlato diffusamente, ed oggi ormai più di un miliardo di persone nel mondo ha utilizzato questo straordinario strumento. Non so se hai avuto modo di provare ChatGPT e quali sono state le tue impressioni. Dal canto mio posso dirti che si tratta di uno strumento davvero eccezionale che sembra destinato a rivoluzionare tantissimi settori, ed in particolare quello dello studio e dell'apprendimento. Possiamo dire che esiste un prima e un dopo ChatGPT perché l'apparizione di questo strumento può essere paragonata al lancio degli smartphone e persino a quello di internet, ossia a delle innovazioni tecnologiche che hanno completamente cambiato il nostro quotidiano. Basti pensare che il successo di ChatGPT ha fatto nascere tutta una serie di strumenti di intelligenza artificiale destinati al grande pubblico. Tra questi è sicuramente da segnalare Notion AI, un modulo di intelligenza artificiale lanciato dalla popolare applicazione Notion, che tra l'altro utilizzo io stesso come una sorta di secondo cervello digitale per organizzare tutte le cose che apprendo. Google ha poi da poco rilasciato in centinaia di paesi il suo strumento di intelligenza artificiale, chiamato BARD. Ed è veramente potentissimo e per certi versi ancora più potente e utile che lo stesso chat GPT. Quindi ti invito a provarlo con un VPN se puoi, perché per adesso non è disponibile nei paesi dell'Unione Europea. E poi ci sono tantissime altre società che stanno investendo in questo settore. Tra l'altro anche MosaLingua, la società che ho cofondato, ha lanciato ad inizio aprile 2023 MosaChat AI, un modulo conversazionale animato dall'intelligenza artificiale che ti permette di chattare e parlare 24 ore su 24 con un tutor virtuale capace di discutere di qualsiasi argomento nella lingua che stai imparando e fornire riscontri e correzioni in tempo reale. Questo per dirti che sono davvero convinto del fatto che questa tecnologia sia non solo rivoluzionaria ma estremamente utile, in particolare per lo studio e l'apprendimento. Ed è proprio di questo che vorrei parlarti adesso, dopo questa necessaria introduzione. Le possibilità di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale in un'ottica di apprendimento sono davvero numerose. In questo episodio però mi limiterò a segnalare alcuni utilizzi che mi sembrano davvero molto utili per chi si interessa all'apprendimento e alla crescita personale. Iniziamo con l'utilizzo più semplice ed evidente. Grazie a questi nuovi strumenti di intelligenza artificiale puoi ottenere nuove conoscenze. Fino ad ora, quando avevamo bisogno di un'informazione su un argomento, il riflesso spontaneo era formulare una richiesta attraverso un motore di ricerca. Con l'arrivo di ChatGPT abbiamo scoperto una nuova possibilità, chiedere direttamente ad un chatbot capace di fornirci risposte su praticamente qualsiasi argomento presente su internet. ChatGPT è stato infatti alimentato da un vasto corpus di contenuti provenienti dal web che comprende siti web, libri, articoli, notizie, conversazioni, forum e tanto altro. E con Google Bard, che è collegato a Google, il più famoso motore di ricerca, le possibilità sembrano ancora più vaste e potenti. Il grande vantaggio rispetto ad un classico motore di ricerca è la possibilità di affinare le risposte ottenute in base a domande sempre più dettagliate e personalizzate. Questi strumenti poi non solo personalizzano le loro risposte in base alle nostre istruzioni, ma apprendono grazie alle interazioni e, imparando a conoscerci, ci forniscono risultati via via più pertinenti. Un altro utilizzo molto interessante riguarda l'apprendimento autodidatta. Imparare ad imparare è una competenza molto importante. Per molti però apprendere da soli, cioè in modo autodidatta, può essere una sfida abbastanza complicata. In questo senso l'intelligenza artificiale ci viene in soccorso perché possiamo chiedere, per esempio, a ChatGPT di impersonare un coach o un insegnante per fornirci programmi di studio, mappe mentali, liste di argomenti da apprendere, consigli di studio per imparare più velocemente e tanto altro. Possiamo persino spiegargli che vogliamo imparare qualcosa ma applicando la legge di Pareto, ossia concentrandoci sul 20% delle conoscenze che ci daranno l'80% dei risultati. Facciamo un esempio, ipotizziamo di voler imparare a programmare. Possiamo chiedere all'intelligenza artificiale di fornirci un piano di studio, di spiegarci da dove cominciare, di formarci attraverso contenuti ed esempi e di indicarci dove trovare le fonti per approfondire. Non finisce qui perché possiamo chiedere all'IA di impersonificare un esperto di programmazione capace di spiegare in modo semplice, magari ad un principiante, come apprendere quel determinato linguaggio e persino chiedergli di usare un tono incoraggiante e di servirsi soprattutto di esempi pratici perché per noi risulta più facile. Siamo qui nel cuore di una delle promesse dell'intelligenza artificiale nel campo dell'apprendimento la possibilità di aiutarci ad apprendere in modo sempre più mirato e su misura, con un evidente impatto sull'efficacia, perché se apprendo nel modo a me più consono, otterrò di sicuro migliori risultati. E parlando di semplificazione, una delle funzioni più interessanti di questi strumenti di intelligenza artificiale riguarda la capacità di semplificare argomenti complessi. Capita a volte di dover apprendere concetti difficili, magari su argomenti che non padroneggiamo. Ebbene, adesso puoi chiedere all'intelligenza artificiale di semplificare un testo, un articolo o una lezione. Facciamo un esempio. Io catturo molte informazioni in Notion sugli argomenti che mi interessano. A volte si tratta di ricerche scientifiche che presentano tanti dati complessi in un linguaggio che non mi è familiare e che in ogni caso richiederebbe un grande sforzo di comprensione ed analisi e quindi tanto tempo. Adesso mi basta salvare l'articolo in Notion e chiedere a Notion AI, che è il modulo di intelligenza artificiale di Notion, di semplificare l'articolo scientifico, di estrarre le informazioni essenziali e presentarle in un linguaggio semplificato, magari in forma di lista. Posso persino sottolineare un passaggio che contiene molti dati e usare la funzione explain this, cioè spiega questo, per ottenere delle spiegazioni mirate. Quindi è evidente quanto uno strumento di questo tipo possa aiutarci ad apprendere e a guadagnare tempo. E le applicazioni nel campo dell'apprendimento, della scuola, dell'educazione in generale, sembrano davvero molto interessanti, al di là delle paure che ci possono essere di copia, di plagio e di un utilizzo non ortodosso dello strumento, ovviamente. Ma come in ogni innovazione tecnologica, gli smartphone, internet, i motori di ricerca, ci sono sempre delle derive, e quindi questo non significa che lo strumento sia di per sé buono o cattivo. È una possibilità in più che abbiamo e che quindi va sicuramente testata ed utilizzata. Un altro utilizzo che mi sembra davvero straordinario riguarda la possibilità di usare questi strumenti come se fossero una sorta di assistente virtuale. Nel lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, ci capita di doverci occupare di compiti che ci prendono tanto tempo e che ci piacerebbe delegare magari. Immagina di avere un assistente personale sempre disponibile per aiutarti. Ebbene, con strumenti quali ChatGPT, Google Bard e tanti altri abbiamo questa possibilità. Hai bisogno di scrivere una lettera per chiudere il tuo conto bancario? Chiedi all'intelligenza artificiale. Devi trasformare gli appunti in brutta presi durante una riunione in un vero verbale? Puoi chiedere all'IA. Hai bisogno di applicare una formula che non conosci in un file Excel? Ancora una volta, puoi chiedere al tuo assistente virtuale di fornirti la formula e persino di spiegarti perché usarla e come. Ti serve un esempio persuasivo per illustrare un concetto, per lo studio, per il lavoro o quant'altro? Chiedi ad uno degli strumenti di intelligenza artificiale a disposizione di pescarti dal web un esempio o una serie di esempi che potrebbero fare al caso tuo. Le possibilità sono infinite e i guadagni in termini di tempo e produttività sono davvero incredibili. Ti fornisco un altro esempio personale. Trovo molto utile guardare dei video per approfondire determinati argomenti e soprattutto per ottenere dei punti di vista diversi dal mio. Il problema è che guardare video prende molto tempo, e allora io ho sempre sognato di poter avere in qualche clic gli insegnamenti principali di un video, anche per sapere se vale la pena guardarlo interamente. Ebbene, adesso è possibile. Ti basta andare su un qualsiasi video su YouTube e con l'estensione ChatGPT for YouTube ottieni in qualche secondo la trascrizione completa del video, oltre ad una sintesi dei punti principali. Possiamo fare la stessa cosa con un articolo di un sito, magari pubblicato in inglese o in una lingua che non conosciamo. Insomma, non siamo ancora arrivati a Matrix con l'apprendimento immediato di qualsiasi conoscenza o competenza in qualche secondo, ma la nostra capacità di apprendere con questi strumenti è già di molto potenziata e velocizzata, e siamo solo all'inizio. Ci sono tanti altri modi di usare l'intelligenza artificiale per apprendere e migliorarsi. Questo episodio non ha pretese di esaustività, anche perché il mio intento è far capire l'impatto ed il potenziale di queste tecnologie sull'apprendimento, sulla crescita personale e sull'automiglioramento. Vorrei comunque citare altre due possibilità che mi sembrano molto interessanti. Puoi chiedere di testare le tue conoscenze e metterle subito in pratica. Possiamo infatti chiedere ai chatbot intelligenti di farci domande, di proporre degli esercizi e persino creare delle flashcard per memorizzare ciò che stiamo imparando. Oppure fare brainstorming su un determinato argomento. Quindi a partire da un tema possiamo chiedere di aiutarci a ragionare insieme, generando così nuove idee e collegamenti mentali. Insomma, l'avrai capito, l'intelligenza artificiale offre davvero tutta una serie di nuove interessanti possibilità per lo studio e l'apprendimento. E possiamo pensare che siamo solo all'inizio di una rivoluzione che potrebbe davvero cambiare il modo in cui studiamo e lavoriamo. Prima di concludere questo episodio vorrei condividere una riflessione. Gli strumenti animati dall'intelligenza artificiale sono tutt'altro che perfetti. Se prendiamo il caso di ChatGPT, esistono dei limiti evidenti, solo per citarne due. Al momento in cui registro questo episodio, ChatGPT conosce solo i contenuti pubblicati su internet fino alla fine del 2021, per cui non può fornire sempre risultati più aggiornati e pertinenti. Questo limite è già stato superato da Google Bard, che invece conosce tutti i contenuti pubblicati sul web. E questo è a riprova del fatto che siamo davvero all'inizio e che questi strumenti si svilupperanno tantissimo nei mesi e negli anni a venire. Inoltre, questi strumenti possono fornire delle informazioni erronee. In particolare, io l'ho testato su argomenti che conosco bene e ho visto che, ad esempio, ChatGPT, quando non sa qualcosa, preferisce inventare piuttosto che confessare di non saperne abbastanza. Tuttavia tutto questo non toglie nulla al valore di questi strumenti che hanno delle potenzialità davvero enormi e che come dicevo miglioreranno di sicuro con il tempo. Una cosa di cui mi sono reso conto è che questi strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale riescono ad amplificare la nostra intelligenza, le nostre conoscenze e le nostre competenze. Mi spiego, alcune persone che hanno provato in modo superficiale ChatGPT, cioè ne parlo molto perché è lo strumento ad oggi più conosciuto, anche se poi Google Bard che è arrivato da poco diventerà altrettanto famoso molto presto. Dicevo, queste persone si sono rese conto dei suoi limiti, che indubbiamente esistono e per questo ho voluto sottolinearli. Ma le persone che si sono concentrate su questi limiti non hanno capito un aspetto fondamentale. Chat GPT, così come tutti gli altri strumenti, Notion Ion, Google Bard, sono degli strumenti. Così come sono degli strumenti e motori di ricerca. Questi strumenti sono a disposizione di tutti noi in maniera gratuita, tra l'altro, ma quanto più grande è la nostra intelligenza naturale e tanto più vaste sono le nostre conoscenze, tanto più questi strumenti si riveleranno utili e preziosi. In altre parole, utilizzare questi strumenti di intelligenza artificiale mi ha fatto capire ancora di più il valore della lettura, per esempio, e della conoscenza che possiamo trarre dai libri. Cioè, questi strumenti non possono sostituire il grande valore che possiamo trarre da un libro, le conoscenze approfondite, la capacità di ragionare sui concetti. E come dicevo, quando una persona ha letto tanto, conosce molte cose e ha già una serie di conoscenze su un determinato argomento, allora questi strumenti di intelligenza artificiale aumenteranno esponenzialmente le capacità e le potenzialità di questa persona. Per cui questa cosa mi spinge ancora di più a leggere, ad accumulare conoscenze e adesso questi strumenti ci forniranno anche la possibilità di essere ancora più veloci ed efficaci nel processo di apprendimento e di miglioramento. Per concludere, ti consiglio davvero di interessarti all'argomento e di testare questi strumenti perché magari anche nel tuo campo professionale potrebbero essere molto molto utili. In generale io li ho trovati veramente molto preziosi. È tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Ecco un po' di cosette che potresti fare per non perderti i prossimi video, aiutarmi a far conoscere il canale ed anche aiutare altre persone che potrebbero trovarlo molto utile. Lascia un bel like su questo video e abbonati al canale attivando poi la campanella per ricevere le notifiche. E se ti interessano i grandi libri e le grandi idee di crescita personale puoi raggiungere la mia lista di contatti e ricevere subito delle risorse gratuite per migliorare te stesso e la tua vita. Clicca sul link in descrizione sullo schermo per riceverle subito. A presto!